Sicuramente non stiamo parlando di una nuova disciplina sportiva, ma di una attività completamente differente da quella che può essere la ginnastica classica. È la ginnastica dinamica militare, una sfida tutta italiana nata nel 1978 che fornisce una vera e propria esercitazione ginnico-motoria, avendo come principi fondamentali il totale disimpegno delle attrezzature. Ogni attività infatti viene condotta senza alcuna attrezzatura di ultima generazione, dentro sale condizionate, ma in un ambiente che predilige solo ed esclusivamente il fattore allenante, atto a migliorare una forma fisica reale, pura e concreta. Anche a Bitonto è arrivata questa novità presso le sale della palestra di Passione Danza in via Ludovico D'Angiò. Ne parliamo con uno degli istruttori, Francesco Modugno. Si tratta di una disciplina sportiva ad alta intensità, questo non deve spaventare, è totalmente a corpo libero. Senza pesi, macchinari, noi utilizziamo esclusivamente le leve del nostro corpo. Come puoi ben vedere, ci alleniamo scalzi per una questione di postura, circolazione, quindi migliorare tutti quelli che sono gli equilibri e quindi tutti i disturbi fisici nel lungo periodo, quindi diciamo che è bella, è bella. Qui si è voluto alzare un po' l'asticella. Comunque sia, parte dagli antipodi della ginnastica classica, insomma, quella che ha portato Mennea a vincere il record mondiale, quindi parliamo di Carlo Vettori, il suo allenatore. Da lì una crescita graduale, insomma, fino a diventare ginnastica dinamica militare. Il principio fondamentale che è alla base della ginnastica dinamica militare italiana, dunque, è quello del recupero della natura dell'essere umano, effettuando esercizi che sviluppano la muscolatura e le varie parti del corpo, senza per questo dover sottoscrivere per forza un abbonamento in palestra. Nelle lezioni a gruppi che vengono effettuate per la ginnastica dinamica militare, il principio dell'uguaglianza è al centro di tutto. Dal migliorare gli squilibri ai disturbi fisici, comunque ne migliora la postura, ne migliora la circolazione, ritenzione idrica e quindi nel lungo periodo, ripeto, ci sono tanti miglioramenti perché riprendiamo quella che è il nostro appoggio naturale. Dove possono trovare tutte le informazioni utili? Nella mia pagina Facebook, Francesco Modugno, istruttore GDMI, o www.gdmi.it, dove trovano tutte le informazioni.